Molto equilibrato e soprattutto un libro documentato oltre la soglia del ragionevole. Lo ha infatti scritto Fabio Anselmo, che nella sua vita professionale fa l'avvocato. Il libro si intitola Federico e avrebbe potuto essere il figlio di ciascuno di noi, non di voi più giovani ma di noi d'antan, sì. Per questo ve lo proponiamo, è edito per i tipi di Fandango e sono 18 euro singolarmente ben spesi. Insieme con l'autore Fabio Anselmo ve ne parleranno Ilaria Cucchi e Valentina Calderone. Io vi ricordo che questo, come tutti gli altri eventi di Letture d'estate, è a favore di Peter Pan Onlus, l'amico dei bambini ricoverati nei reparti oncoematologici dell'ospedale romano Bambino Gesù. Letture d'estate e Peter Pan sono insieme dal 1993. Quello che abbiamo fatto in questi 25 anni è un progetto pilota all'avanguardia non solo in Italia, in Europa, ed è chiaramente visibile sotto gli occhi di tutti perché è una realtà del territorio qui in via San Francesco di Sales al numero 16. In qualche maniera si lega anche alla figura di Federico. Il libro è semplicissimo, ma l'immagine degli occhi di questo sfortunato ragazzo parlano da soli e non è un ragionamento da fare con tante parole, perché sono universali, vanno esattamente dritti dentro. Letture d'estate vi augura un sereno prosieguo di questa serata e vi lascia con Fabio Anselmo ed il suo Federico, edito da Fandango. L'autore ne parlerà con Ilaria Cucchi e Valentina Calderone. Buon proseguimento di serata. Allora, buonasera, grazie a Letture d'estate, grazie di questa presentazione, di questo invito e grazie a voi per essere qui in questa calda estate. Federico, io faccio una breve introduzione, sono molto contenta di essere qui e di essere qui con Fabio Anselmo e con Ilaria Cucchi, in cui ci siamo trovati molto spesso e molte volte in questi anni a parlare e ragionare insieme su queste altre vicende. Ed è importante perché è importante che, come dire, ogni spazio possibile faccia di queste storie un tesoro e un patrimonio, quindi è importante parlarne, è importante continuare a ricordarlo. Io faccio una breve introduzione su chi era Federico. Federico era un ragazzo che aveva 18 anni, tre giorni fa, il 17 luglio, ne avrebbe compiuti 31. Viveva a Ferrara, era un ragazzo che andava a scuola, aveva amici, faceva sport, va a un concerto una notte, la notte del 24 settembre del 2005, e non torna più a casa, perché a un certo punto il suo percorso di vita si scontra, ed è proprio il caso di dire scontra, con 4 poliziotti, 4 uomini in divisa, anzi 3 uomini in divisa e una donna in divisa, che lo picchiano talmente tanto da ridurlo appunto sull'asfalto e da ucciderlo. Questa vicenda è una vicenda che è esemplare, esemplare nel nostro paese, è esemplare per una serie di questioni. E i primi mesi dopo la morte di Federico, anzi i primi giorni, nelle primissime ore, in realtà la ipotesi più accreditata era che Federico fosse morto per droga, che avesse avuto un malore, che si fosse accanito contro i pali di via dell'ippodromo a Ferrara, che si fosse fatto male da solo e che i poliziotti fossero intervenuti semplicemente per salvaguardare la sua incolumità e di non essere riusciti a salvarlo. Dopodiché le cose nel corso degli anni, nel corso dei mesi, si sono rivelate ben diverse, ma come dire, la vicenda che poi è stata portata avanti come legale da Fabio Anselmo è una vicenda che ha al suo interno tutta una serie di questioni che sono veramente esemplari di tutta una serie di meccanismi che purtroppo in moltissime altre vicende poi negli anni successivi noi abbiamo visto. Federico è morto più o meno alle 6 di mattina, il suo cellulare era lì, i genitori non sono riusciti a sapere che fine avesse fatto per 5 ore. Tutta la questura, e questo ce lo dice un secondo processo che si è chiamato Aldrovandi bis e che ha indagato poi i poliziotti che si erano occupati delle indagini, ha svelato come la questura nel momento in cui Federico era morto non ha fatto altro che cercare di operare, anzi ha operato effettivamente per coprire le responsabilità di quelle 4 persone che adesso lo sappiamo e lo possiamo dire, c'è una sentenza della Cassazione, quindi una sentenza definitiva, hanno effettivamente ucciso quel ragazzo. Tutto il processo è stato un processo difficilissimo, è stato difficilissimo perché appunto a fare le indagini sono stati gli stessi poliziotti, quindi come dire lo stesso corpo che era responsabile in qualche modo, gli stessi colleghi delle persone che poi sono state definite responsabili. È stato un processo complicato perché le persone non hanno parlato all'inizio, c'è voluto molto tempo per avere delle testimonianze, e una delle cose che a me ha sempre colpito è il fatto che la prima vera testimone sia stata una donna del Camerun che in realtà aveva il permesso di soggiorno in scadenza e che quindi rispetto ai tanti italiani che hanno visto quella notte, che hanno sentito, che avrebbero potuto testimoniare e avere un po' di coraggio, quell'unica persona a dimostrare il coraggio è stata una persona che dal denunciare avrebbe avuto insomma probabilmente più problemi degli altri. È stata come dire molto complicata perché la politica, perché i sindacati di polizia si sono schierati completamente a difesa di questi 4 uomini, è stata complicata perché alla fine il giudice, quando ha emesso la sentenza di primo grado, ha detto questa imputazione che è stata eccesso colposo per omicidio colposo, questi poliziotti sono stati condannati a 3 anni e mezzo, il giudice ha detto noi il lavoro che abbiamo fatto, diciamo così, questo capo di imputazione e queste condanne non rispondono alla realtà di quello che è successo, questo reato, il reato per cui queste persone dovevano essere condannate sarebbe stato molto più grave, non siamo riusciti a fare, a costruire un'indagine per un reato più grave perché non abbiamo avuto la collaborazione di nessuno, non c'è nessuno che ha parlato, nessuno che ci ha permesso di arrivare alle prove per definire un capo di imputazione diverso. Esatto. Quindi come dire, è stato una vicenda che è durata tantissimi anni, è stata una vicenda emotivamente straziante, e io è da questo che volevo partire per parlare con Fabio Anselmo, che ha scritto questo libro, perché del suo libro mi hanno colpito una serie di cose. Ci frequentiamo da anni ormai e abbiamo parlato spesso, insomma, ma trovarle scritte, no? Trovare diciamo così, una persona che ha appunto un ruolo professionale che in questa storia e in tante altre vicende che ci è capitato di seguire insieme deve essere un professionista, no? Quindi come dire, segue e fa il suo lavoro. Ecco, questo libro fa emergere un lato umano, no? Racconta come una persona che si trova a dover affrontare una vicenda del genere dal punto di vista professionale appunto si trovi sopraffatto a volte dalle emozioni e dagli eventi. È una cosa che lui scriveva nel libro e da cui vorrei partire. La prima domanda che gli vorrei fare è proprio questa: tu dici che all'inizio, quando questa vicenda ti si è presentata, quando ti si è presentata Patrizia e quando le prime crepe iniziavano, no, a le prime bugie, diciamo così, iniziano a disvelarsi, tu a un certo punto dici io non ci potevo credere, io facevo fatica con me stesso a credere che 4 poliziotti effettivamente potessero essersi accaniti in questo modo su un ragazzo senza nessun motivo. E c'è molta, come dire, lo dici molto spesso, è una parola che usi molto spesso, paura e solitudine, no? Rispetto alle prime fasi e comunque a tutto quello che è stato il percorso iniziale, anche di difficoltà rispetto a essere uno stimato avvocato in città, avere, no, come dire, contatti con la polizia giudiziaria piuttosto che con i pubblici ministeri, e trovarti invece a dover costruire un processo e costruire una difesa rispetto a un qualcosa che era così grande ed era così inconcepibile, no? Sì, io volevo dire che il libro non è un saggio, non è un racconto di atti processuali, ma è un racconto di una vicenda di provincia, di Ferrara, una città di provincia dove tutto si è complicato, sia per quello che ha detto Valentina, perché poi quei meccanismi li ho ritrovati anche nel caso di Stefano Cucchi, e nel caso di... in tutti gli altri casi in cui mi sono imbattuto dal punto di vista professionale, ma la questione si è resa complicata proprio dai rapporti relazionali di una Ferrara che è una piccola città di provincia dove tutti conoscono tutti, in poche parole, perché l'ufficio di PG della Polizia di Stato, della Procura, a cui si sono delegate molte indagini, aveva come capo il convivente della condannata Monica Segato, perché il ruolo del pubblico ministero, non ve lo dico, però la gente sarete voglia di leggerlo, è un ruolo in cui il conflitto di interessi a un certo punto, diciamo, si è reso particolarmente evidente. È una vicenda che sembra quasi inventata, perché è talmente romanzata, cioè è talmente particolare che è difficile credere che possa essere realmente accaduto tutto quello che scrivo, però vi assicuro che se sono qui è perché mi sono attenuto rigorosamente alla verità dei fatti. Ai fatti ho aggiunto i sentimenti, l'emotività di chi si è trovato a doverla affrontare. Io ero in una situazione estremamente particolare perché avevo già uno studio avviato, avevo già un'esperienza professionale che era molto diversa da un punto di vista emotivo e da un punto di vista ideologico rispetto a quella che vivrò dal momento in cui ho conosciuto Federico fino ad oggi. Avevo alle spalle alcuni anni di battaglia giudiziaria terribile e anche di battaglia per la vita, per una vicenda molto drammatica collegata alla nascita del mio secondo figlio, che in pratica ha distrutto la vita della mia famiglia di allora. Quindi erano anni che per me dal punto di vista personale come uomo erano anni da day after. Io ne parlo spesso nel libro di questo, the day after, cioè proprio tutto ciò che accade dopo l'esplosione di una bomba nella tua vita familiare, nella tua vita di giorno, nella tua quotidianità. E l'emotività e la rabbia di quella vicenda mia personale vissuta, che traspare nel libro e della quale parlo incidentalmente in alcuni passaggi del libro, è quella emotività e quella rabbia che poi mi ha influenzato molto nell'affrontare poi la vicenda di Federico, perché a me Federico la prima cosa che mi ha detto dalla mia segretaria quando mi chiama è che si tratta di un caso di mala sanità, che in realtà ovviamente non era così. Dopodiché racconto e descrivo quelli che sono i limiti, le paure, le difficoltà, le debolezze di un avvocato di provincia, in tutto e per tutto, così come ero e così come sono rimasto. Cioè, di un avvocato che non ha ruoli universitari, non ha ruoli politici, che fa il suo mestiere, che cerca di farlo nel miglior modo possibile, anche forse se prima di queste vicende, anche in modo forse un po' arrivistico, anche in modo forse un po' troppo cinico rispetto a quello che dovrebbe essere, determinato anche questo la spietatezza delle regole del mercato, che purtroppo sappiamo quali sono, e chiaramente questo freccia rossa che mi sono preso in testa, diciamo, con la nascita del mio secondo figlio da un punto di vista personale e poi successivamente con l'arrivo di Federico, ha stravolto completamente la mia vita. E questo stravolgimento è iniziato proprio nel momento in cui ho iniziato a occuparmi di questa vicenda, perché io sono partito pensando che fossero stati tutti fuorché i poliziotti, cioè proprio li ho esclusi a priori, come qualsiasi cittadino normale giustamente fa e deve fare, perché, cioè, non è che noi dobbiamo avere l'immagine dei poliziotti che carabinieri assassini, cioè no, non è così, non è così, non deve essere così e non è così. E Federico è morto in una situazione eccezionalmente violenta. È vero che le percosse, le lesioni 54 suscettibili ciascuna di autonomo procedimento penale e le condizioni del suo corpo sono veramente un atto d'accusa formidabile nei confronti di una violenza senza senso, nella quale l'eccesso, parlare di eccesso forse suona un po' non proprio corrispondente un po' eufemistico, però dall'altro lato c'era una mia impreparazione ideologica, se vogliamo, una mia impreparazione come uomo a figurarmi che questo potesse essere accaduto per mano loro. E il libro racconta le mie debolezze, le mie paure, perché io poi venivo da una vicenda mia giudiziaria che era finita al Consiglio Superiore di Stato, dove io avevo interpretato il ruolo della vittima ma anche dell'avvocato, di fatto grave errore, però molto fortunato. E il dolore, la rabbia, l'incertezza del futuro, tutte queste cose in più anche qualche sassolino alla scarpa, perché comunque i protagonisti della vicenda, tra parentesi protagonisti chiamiamolo non positivi della vicenda di Federico, erano gli stessi della mia vicenda personale, procuratore capo e medico legale. Io ho cominciato a capire, avevo già cominciato a capire come funzionava l'officina legale sulla pelle mia e della mia famiglia, e questo mi ha aiutato. Infatti non a caso subito mandò subito l'ispettore della Digos, amico di famiglia, segnalò a Patrizia, consigliò a Patrizia di venire da me perché i colleghi avevano agito bene, però comunque se si trattasse di suo figlio avrebbe nominato un medico legale e si sarebbe rivolto a un avvocato, e fece il mio nome. Da lì è partita un'esperienza completamente diversa, e io racconto anche questo, racconto la mia vita, quello che è successo. Ne sono successe tante di cose. Federico, cioè questo libro non è soltanto la vicenda processuale di Federico che noi impariamo a conoscere dagli atti o dai telegiornali o da ciò che si scrive, è tutt'altro. È molto, molto, molto peggio. In Federico c'è molto di più di quanto non si possa pensare o immaginare per quanto riguarda ciò che accade dopo la sua morte e per tutto quello che forse anche in maniera inconsapevole fummo costretti ad affrontare, perché poi alla fine se ti trovi in mezzo a un frullatore, a quel punto la scelta che hai è o prendere in giro il tuo assistito, e io mi sono trovato di fronte a quella scelta, perché per alcuni mesi lo scrivo nel libro, ne scrivo in uno stato d'animo, diciamo che avevo una mano tirata, con la stanchezza delle vicende personali, giudiziarie, di quelle comunque personali che non erano risolte e non si risolveranno mai più. Ed ero stanco anche perché poi quelli che erano i miei alcuni alleati nelle mie vicende personali inconsapevolmente, ma poi sono stato costretto a prenderne atto, sono diventati i miei nemici nella vicenda di Federico. Quindi è una storia veramente che man mano che la scrivevo, io poi non so se l'ho scritta bene o male, comunque ho scritto quello che mi passava per la testa, poi dopo ringrazio la Fandango per aver pubblicato quello che ho scritto, però scrivendola facevo fatica io stesso a credere in ciò che scrivevo, perché poi alcuni fatti, alcuni episodi, alcune circostanze che ho descritto in effetti se io le leggessi scritte da un altro dicevo questa è un'invenzione, e invece no, io le ho vissute in prima persona. Sembra quasi un giallo scritto ad hoc, frutto di un'invenzione, di una narrativa, di un autore particolarmente con la fantasia particolarmente fervida, scritto non chiaramente da uno scrittore, che non ha le sue capacità, che sono io, però quello che voglio dire è che proprio è un racconto di vita vissuta mia, e attraverso di me poi quello che vedevo in Patrizia, quello che mi trasmetteva Patrizia, quello che vedevo in Lino, che mi trasmetteva Lino, e in senso negativo quello che mi trasmettevano altri protagonisti di questa vicenda, dei quali rigorosamente io faccio il nome e cognome reale, cioè non sono nomi di fantasia, sono tutti nomi e cognomi, compresi quelli dei magistrati, coinvolti in questa vicenda. Una piccola correzione a quello che ha detto Valentina: il giudice ha scritto una cosa importante, perché Federico è stato un caso mediatico, il primo caso mediatico era quello, l'ho gestito sulla mia pelle. Il secondo è stato Federico, che ha usato gli stessi metodi che avevo imparato su di me. Infatti questo ha permesso a me di avere quel rapporto particolarmente di simbiosi, di intesa con Patrizia nella comunicazione, diciamo, dei media, no? Perché Patrizia sapeva la mia storia e capiva che il mio cinismo, tra virgolette, calcolato in certe situazioni, non era un cinismo, ma era la voglia di riuscire a ottenere un risultato, e che non mancava di rispetto nei suoi sentimenti. Però insomma è una vicenda che, ripeto, rileggendola io stesso faccio fatica a crederci, però vi assicuro che è tutto vero. Infatti per il momento non ho avuto querele e il libro è stato sequestrato. Chiaramente alcuni temi di fondo di Federico da un punto di vista politico-giudiziario poi me li sono ritrovati nelle vicende successive di cui sono stato costretto ad occuparmi, ma Federico ancora di più è stato difficile, perché questi rapporti relazionali, questi depistaggi sono stati ancora di più facilitati proprio da relazioni, amicizie, parentele che hanno creato tantissimi problemi. Il giudice ha detto una cosa bellissima, che il fatto è più grave, ma se non si è potuto provare è colpa della procura, non dei testimoni, e che se non fosse stato per la famiglia, per l'avvocato della famiglia, che ha fatto di Federico un caso mediatico, la vicenda di Federico Aldrovandi si sarebbe risolta in un caso di negata giustizia. E sono parole scritte in una sentenza, confermata poi in appello e poi in Cassazione, quindi definitiva. Da lì io ho cominciato a fare i processi mediatici, sono diventato l'avvocato dei processi mediatici, poi con tutti i benefici e pro contro della cosa, ma perché fare il processo mediatico è tutt'altro che semplice, forse più difficile di quello giudiziario, ma posso dire che anche il caso della morte di Stefano Cucchi, se non fosse stato per l'attenzione di media, per una, diciamo, cura sistematica negli anni del rapporto con i media e per una grandissima Ilaria Cucchi, eccezionale, che è diventata un simbolo, ragazzi, noi il processo bis ce lo siamo sognati. Quando si parla di queste vicende torna spesso il corpo, diciamo. Nel tuo libro mi ha fatto, insomma, ti volevo chiedere, poi magari te lo chiedo dopo, mi rispondi dopo. No, tu adesso hai parlato e raccontato delle 54 lesioni, che appunto il giudice dice ogni lesione sul corpo di Federico avrebbe avuto dignità di essere trattata come un processo diverso, no? E il corpo è mischiato in queste vicende, c'è anche il tuo corpo, no? Nel tuo libro, nel senso che comunque, come dire, è appunto il tuo corpo, nel senso di sia come impegno fisico proprio, no? Che, quindi mi chiedevo se, come dire, questa, no? Questo parallelo tra i corpi, diciamo così, a te fosse una cosa che è venuta in mente quando hai scritto, cioè una cosa che, no, intenzionalmente il richiamo al corpo costante fosse una cosa che a te colpiva. E è la stessa cosa che in realtà voglio chiedere a Ilaria, poi mi dici tu insomma su questo, perché, come dire, Ilaria, a differenza di Patrizia, so che è una domanda forse brutta quella che ti faccio, però secondo me è una cosa importante, insomma. Patrizia non ha voluto vedere il corpo di Federico, il riconoscimento del corpo del figlio l'ha fatto lo zio, e invece Ilaria c'è andata in quella camera di obitorio. E come dire, rispetto, no, a la difficoltà di Fabio all'inizio di pensare a quanto questo fosse possibile, cioè proprio di immaginarselo, sono state quelle 4 persone in divisa a fare questo, io credo che Ilaria abbia avuto un po' il sentimento opposto, nel senso di una persona che minimamente si era trovata implicata in questioni di giustizia, minimamente aveva mai pensato né che le sarebbe potuto succedere niente del genere, né che no, una sventura così potesse capitare alla sua famiglia, e nel momento in cui vedi invece quel corpo lì davanti, penso che sia stato di una chiarezza, no, scioccante quello che tu hai visto e quello che hai capito. E a me quello che stupisce, parliamo di questo, parliamo di un caso, no? Di Federico che è risolto, è chiuso, è andato in Cassazione, noi siamo qui mentre Stefano, tuo fratello, è morto nel 2009, quindi quasi 10 anni fa, e in questo momento il nostro paese sta celebrando adesso il processo di primo grado ancora, perché per individuare il fatto che potevano essere indagati i carabinieri, che forse i carabinieri potevano essere responsabili di quello che è successo a Stefano, ci sono voluti 7 anni, 8 anni, quindi, come dire, quanto per te è stato veloce capire e quanto ci si è messo, ci si sta mettendo per arrivare a dirlo, a scriverlo. Sì, intanto vi ringrazio di essere qui, volevo salutare Rossella Scarponi e Gianluca Peciola e ringraziarli di essere sempre al nostro fianco, sempre da tanti anni, e ringraziare tutti voi, perché se siamo qui oggi, e posso dirlo, anche e soprattutto grazie all'attenzione costante della gente comune, della gente normale, che mai in vita sua avrà a che fare con vicende come quelle che sono capitate in sorte a me, a Patrizia e ad altri, ma che comunque in qualche maniera si sente vicino a noi ed ha capito l'importanza di darci il proprio sostegno, perché la prima cosa che scatta in assoluto un istante dopo il verificarsi di queste tragedie che capitano alle nostre famiglie è sentirsi in una situazione di isolamento totale, quello che ho provato io quella mattina di fronte al corpo martoriato di mio fratello. La verità era chiara, evidente, sotto i miei occhi e sotto gli occhi di tutti quelli che a distanza di pochi giorni hanno avuto la forza e il fegato di guardare quelle foto che sono stata costretta a mostrare nel momento in cui Fabio, il mio avvocato, mi diceva che c'erano buone probabilità che sarebbe stato uno dei tanti casi archiviati. Insomma, non saremmo mai arrivati a nessun percorso, prima ancora che di giustizia, di verità, di quella verità che è fondamentale per provare in qualche maniera ad andare avanti nelle proprie vite. Fabio quella mattina, quando lo chiamai, la mattina in cui si doveva effettuare l'autopsia, non lo conoscevo ancora, avevo trovato il suo nome su internet, era arrivata a lui ricordandomi appunto del caso di Federico, perché ricordiamolo, è da Federico che nasce tutto, è da quella sentenza che si è aperta una strada per tutti noi, e così fu che cercai appunto quell'avvocato, e probabilmente fu quello nel momento in cui quel processo, diciamo quel percorso cambiò strada, ci fu una svolta. Lui mi disse subito: faccia scattare delle foto, al che io dissi: Madonna, che cosa terribile, devo far scattare delle foto, adesso sarà effettuata un'autopsia e saranno fatti gli accertamenti, sarà fatta chiarezza. Eppure quelle foto, quell'immagine di quel corpo è stata la chiave di tutto per far capire alle persone di cosa stavamo parlando. Il momento che descriveva Valentina è stato il momento più difficile della mia vita, dopo ne sono seguiti tanti, ma quello è stato il momento in cui io sono cambiata per sempre. Io 9 anni fa ero una persona totalmente diversa da Ilaria Cucchi che conoscete oggi, ero una persona che si fidava e credeva nelle istituzioni, nelle forze dell'ordine, nello Stato talmente tanto al punto di mettere nelle loro mani il destino, il futuro, la salvezza del proprio fratello. Di fronte a quello che percepiva in quel momento e erroneamente come un suo personale fallimento di sorella, cioè non aver capito che nella nostra vita, nella sua vita c'era un problema, era tornato ed era tornato più forte di prima, il problema della droga. In realtà non era così, se avessi saputo in quei giorni quello che stava passando mio fratello probabilmente mi sarei comportata in maniera diversa, e quel giorno di fronte a quel cadavere, al corpo martoriato di Stefano, mi sono sentita in colpa. Ricordo che gli chiesi scusa, io non avevo avuto il coraggio di entrare in quella stanza, così come Patrizia non aveva voluto rivedere suo figlio da morto perché volevo ricordarmelo così, così come probabilmente ha pensato lei. I miei genitori invece sono entrati in quella stanza, si sono fiondati dentro non appena è stata aperta, e quello che si sono trovati davanti è stato qualcosa di talmente disumano, terribile, da fargli uscire delle urla, delle imprecazioni che mai avevo sentito, un pianto disperato. E allora mi sono fatta coraggio, ho fatto un bel respiro e sono entrata anch'io. Ecco, la verità era lì, in quel volto, nell'espressione del volto di mio fratello, dalla quale si capiva perfettamente il dolore, la sofferenza e soprattutto la solitudine nella quale quell'essere umano, un ragazzo di 31 anni, era stato lasciato morire nel disinteresse generale di tutti coloro che in quei giorni, 6 giorni, un lasso di tempo brevissimo ma interminabile per come deve averlo passato mio fratello, non vedevano in quel ragazzo un essere umano, vedevano un detenuto tossico e anche rompiscatole, e l'hanno semplicemente lasciato morire, lentamente e letteralmente di dolore. Però la verità era lì, in quell'espressione, in quel volto tumefatto. Eppure, come diceva Valentina, ci sono voluti 9 anni per arrivare finalmente a poter parlare di quello che io vidi in quel momento, cioè di violentissimo pestaggio. Questo perché? Perché le nostre famiglie vengono abbandonate, perché per casi come i nostri c'è bisogno di eroi, e Fabio Anselmo è un eroe. L'ho visto battersi nelle aule di tribunale, nel mio processo, così come in altri. L'ho visto battersi contro tutto e tutti, l'ho visto farsi tanti nemici, l'ho visto andare avanti a testa alta nonostante tutto, e l'ho visto ieri assieme a Rossella, anzi l'altro ieri, vincere nell'aula per il processo Budroni. Ecco, io stasera tra le donne che hanno avuto tanto coraggio ci tengo a ricordare Claudia Budroni, che per anni non ha mai smesso come me di aver fiducia nella giustizia e di aver fiducia in questa persona, e l'altro ieri finalmente ha visto riconosciute anche in un'aula di tribunale le responsabilità per la morte di suo fratello. Torniamo ai corpi, sì, perché ti faccio una giunta di domanda così. In tutte, adesso Ilaria citava, no? Dino Budroni, morto qualche anno fa qua a Roma per un colpo di pistola sparato sul grande raccordo anulare da un poliziotto che è stato condannato 3 giorni fa a 8 mesi per, anche lui, eccesso colposo e un omicidio colposo. E però una cosa, tante battaglie abbiamo fatto insieme per la morte di Michele Ferrulli, per la morte di Giuseppe Uva, per tante storie che in questi anni sono successe in questo paese, e la questione dei corpi è sempre stata, diciamo così, al centro della menzogna, cioè mi è sempre sembrata centrale, nel senso che la prima cosa che viene fatta in tutte le relazioni di servizio, in tutti i documenti ufficiali, è cercare di descrivere, no? Queste persone come, appunto, lo diceva prima Ilaria, come degli esseri sovraumani. Per, no, di Federico dicevano il collo taurino, aveva una forza spropositata, delle descrizioni proprio fisiche, diciamo così, che a leggerle non ti fanno, come dire, subito ti comunicano un sentimento di distanza, perché se questa persona era così fisicamente, no, aveva questi tratti, come posso, no, empatizzare con la sua morte? Effettivamente era un pazzo scatenato, una specie di incredibile Hulk che in effetti andava sedato, contenuto e probabilmente anche ucciso. E quindi è questo, no, l'idea, appunto, la fragilità del corpo umano, la fragilità dell'umano, e poi invece quanto, no, bisogna tirar fuori la forza, quanto Ilaria ha dovuto tirare la forza e quanto anche tu hai dovuto tirar fuori questa forza anche fisica, diciamo così, nel senso... il corpo dice la verità, cioè di Federico si parla, vedete, parlando sempre di esperienza personale, quando parli di sofferenza parli di un corpo, di una persona che soffre, quindi parli di un corpo, di un'anima. Chiaramente il corpo diventa tale quando la persona ha perso la vita. Quando ho perso la vita, e quindi è complesso dire che cosa mi ha spinto a usare i corpi, perché sono io, diciamo, a dare la foto a Cecchino Antonini di Liberazione e a dire a Patrizia: pubblichiamo la foto di Federico, quella che ormai è diventata purtroppo notissima, e che si parlava sempre di morto per un malore, morto per overdose, morto, si è sentito male, sono intervenuti il 118, quindi chiaramente nell'immaginario collettivo questa comunicazione delle cosiddette fonti ufficiali aveva facile effetto, perché comunque sono fonti ufficiali, non è che è l'uomo della strada, è la questura, è la procura, cioè, quindi è dura dire non è vero. Puoi dire, ma no, c'erano dei segni, c'erano delle lesioni, era sfigurato, eccetera, ma lo dici tu, che sei un avvocato, quindi sei una persona normale, rispetto a un questore, rispetto a un procuratore, rispetto alle fonti ufficiali non sei nessuno, rispetto per quanto riguarda l'opinione pubblica. E che si continuava a parlare di questi malori, a ventilare queste morti per overdose, e il volto di Federico, viva Dio, cioè, è più forte di qualsiasi cosa. La pubblicazione di quella foto mi è costata un'indagine contro di me per vilipendio di cadavere, per diffamazione, non ho capito chi avrei diffamato, ma era l'inizio. Da lì mi sono abituato a essere indagato, denunciato e anche processato in qualche maniera, come Uva, per tutti i casi di cui mi sono occupato. Però a parte questo, il corpo è un uso, se vogliamo, cinico. Siamo stati criticati per questo, anche Ilaria è stata criticata, perché chiaramente la violenza dell'immagine di Stefano era terribile, ma Cristo Santo che mezzi abbiamo noi per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e per far capire di che cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando di questo, stiamo parlando di quella foto di Federico, stiamo parlando di quelle foto di Stefano, non stiamo parlando di un tossicodipendente, non stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni, anche lui, diciamo, propagandato come matto, tossicodipendente, come... cioè stiamo parlando di persone, Cioè, vedete, l'uso dei corpi, io mi sono permesso di farlo con Patrizia, e ho iniziato con lei, perché Patrizia di me sapeva una cosa di cui si erano occupati i giornali. La madre del mio secondogenito, nato per morte, nato, diciamo, per parto naturale, la madre è rimasta in coma un anno dopo per un'infezione terribile, ha lottato per la vita per 14 anni. In terapia intensiva io ho visto il corpo di quella madre perdere dignità dall'entità della sofferenza e dalla gravità della malattia che l'aveva colpita, cioè arrivare al punto di perdere dignità, essere trattata come un qualcosa che ormai non era più un essere umano, che era destinato a morire, e quindi in quanto tale non aveva più, ma anche inconsapevolmente, non è un atto d'accusa nei confronti dei sanitari, anzi, però questa percezione ormai dell'inutilità delle cure, e quindi l'inutilità delle cure vuol dire la perdita di dignità di questo corpo che non merita per quelle cure perché tanto non ha speranza. In realtà così non è stato, anzi, questo va detto. Ma quelle sensazioni che io ho provato in quei giorni, in quelle ore, in quei mesi, adesso spero che non mi arrivino, quegli arresti cardiaci a cui io ho assistito tanti, e quel limine vita che ho vissuto per diverso tempo mi ha fatto capire che cosa vuol dire un corpo, una persona che sta perdendo la vita o che soffre. E queste immagini io le ho rivissute in Federico, così come le ho rivissute in Stefano, perché tutte e due sono due morti lente. Sono due morti lente. Federico è morto, si dice, in meno di un'ora, quindi sarebbe una morte cosiddetta improvvisa, tra virgolette, no, dal punto di vista della medicina legale. In realtà che cos'è? Perché Federico è morto di fatto soffocato lentamente di ipossia, urlando e mettendo dei rantoli, perché lentamente il bisogno di ossigeno, non veniva soddisfatto, ed è morto dicendo basta, basta, aiuto, aiutatemi, con la voce sempre più strozzata, come Riccardo Magherini, l'ex calciatore a Firenze di cui processo mi sono occupato recentemente. Stefano è morto dopo 6 giorni, e io lo posso dire, e sfido chiunque, anzi mi piacerebbe essere querelato per questo, è morto letteralmente di dolore, perché questo è morto Stefano. Quindi queste persone che diventano mano a mano, che si avvicinano alla morte, nella sofferenza più atroce, che perdono dignità. Ecco, questo era il mio bagaglio. E di fronte alla mistificazione, alla propaganda, di fronte alla morte del tossico, dello spacciatore, alla morte per overdose, alla morte dell'homeless ubriacone, eccetera eccetera, la mia decisione è quella di dire: adesso io voglio far capire alla gente che cosa è questa vicenda, e l'unica cosa che me la può far capire è il corpo. Infatti quando io lessi che la famiglia Regeni aveva deciso di non far vedere il corpo, che si sarebbe riservato in un secondo tempo, non condiviso quella decisione, nelle mie piccole, come uomo, non delegare, non mi permetto di interferire nel centro. Questo è terribile perché la gente ha bisogno di vedere, questo non dovrebbe essere, perché la nostra cultura dovrebbe essere un pochino più elevata, dovremmo capire e dovremmo essere sensibili al di là di ciò che vediamo in televisione o vediamo fotografato sui giornali. Purtroppo invece conta solo questo, quello che tu vedi, e poi anche, devo dire, ultimamente conta relativamente. E la mia scelta di usare questi corpi, perché io li ho usati, ancora, diciamo, con il consenso di Patrizia e con il consenso della famiglia Cucchi e di altri quando mi sono trovato a farlo, e il senso era proprio questo, di far capire che cosa è successo, di che cosa stiamo parlando. Non stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di ideologia, ma stiamo parlando di vita, stiamo parlando di vita e di violenza. E queste fotografie hanno fatto il loro corso, hanno determinato l'opinione pubblica, hanno determinato, diciamo, una consapevolezza. Sono state sufficienti? No, perché come si leggerà in Federico, se chi lo vorrà leggere, e come si vede nel processo Cucchi bis, ci è voluto tant'altro, ci è voluto anche un po' di fortuna. Vogliamo chiamarla Dio che dall'alto ci ha dato una mano, vogliamo chiamarla fortuna, chiamiamola come vogliamo, ma senza in alcuni momenti nodali, senza quella mano di Dio, io la ritengo che sia questa, o comunque briciolo di fortuna, forse non saremmo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati, però i corpi parlano. Ed è brutto, ed è terribile, è inumano, è odioso che queste famiglie siano costretti ad usarle, perché è una violenza ulteriore nei loro confronti e nei confronti anche dei loro morti, che già vengono privati di dignità in vita e muoiono senza dignità, e a loro viene tolta la dignità anche dopo la morte. La dignità è sempre centrale, no? Nei nostri discorsi, diciamo. C'è stato un noto senatore, di cui non farò il nome perché non lo merita, che non è più senatore per fortuna, che ebbe l'ardire a un certo punto no, ma nessuno, era una battuta, è uno scherzo che facciamo spesso perché non c'è neanche, sì, però non è neanche più senatore, insomma, quindi esatto, ce lo siamo tolto di torno, che ebbe l'ardire di dire a un certo punto, dopo anni, beh, la foto di Federico, ma quella cosa rossa che si vede dietro la sua testa è un cuscino, no? La macchia di sangue dietro la testa di Federico sul lenzuolo dell'obitorio, un parlamentare della Repubblica riesce a dire dopo anni che quello era un cuscino rosso. E in realtà è tutto così, no? E i PM del tuo primo processo nella requisitoria finale dissero, no? PM Barba e PM Loi dissero una serie di, usarono una serie di aggettivi per descrivere Stefano che in realtà sono, come dire, proprio esemplificativi di quella che è la cosa, quello che loro devono sopportare, questi familiari, ma anche quello che devono sentire gli avvocati, perché è proprio come se a un certo punto diventasse più che una battaglia per riuscire ad avere una verità giudiziaria, è innanzitutto una battaglia per restituire dignità a una persona che non può più parlare, che non si può più difendere, che ha, come dire, è morta nel modo in cui si pensa ed è morta, e dopodiché tutta la prima parte di lavoro, tutta la prima parte di impegno è per dire: signori, guardate che nonostante tutto, qualunque cosa sia, no, qualunque sia il vostro pensiero, era una persona che non doveva sicuramente morire in queste condizioni, era una persona di cui non vi potete mettere a indagare quelle che sono i legami familiari piuttosto che le abitudini di vita, gli stili. Questo sono questi processi, il fatto di dover difendere costantemente le persone che sono morte, di difendere costantemente se stessi, le proprie famiglie, e di dover cercare di ristabilire un minimo di dignità per queste persone. Ecco, quanto è faticoso non potersi solamente, capito, cioè non poter dire tutta sorella, non dire c'è un'istituzione, c'è lo Stato che ci pensa a fare questa cosa, no, ok, questa cosa non succede, andiamo al passo successivo, devo trovare un avvocato e un consulente che siano in grado di ricostruire, di fare delle indagini. Non basta neanche questo, perché oltre a queste due cose tu devi fare anche la terza, difendere la memoria di una persona che non c'è più. Dunque la PM Loi, che doveva essere quella che in teoria si batteva al nostro fianco nella ricerca di verità, iniziò la sua requisitoria finale dicendo: perché Stefano Cucchi era un cafone maleducato. Ecco, questo è stato quel primo processo, un processo di fatto a Stefano, al morto, come avviene quasi sempre. Ormai l'ho imparato, io non ero mai nemmeno entrata in un'aula di giustizia fino a quel giorno e ormai ho capito che le dinamiche sono sempre queste, cioè la prima cosa che si tenta di fare è di dare la colpa al morto, ossia Stefano era il principale, se non il solo responsabile della sua stessa morte, e così è stato quel primo processo. È stato un qualcosa di devastante per la nostra famiglia. Da cittadina normale, semplice, con cose del genere non aveva mai avuto a che fare, che addirittura nelle tante volte che aveva ascoltato e seguito in qualche maniera, seppure in maniera distante, queste vicende, aveva sempre pensato che a me stessa non capiterà mai. Si trova catapultata in una situazione più grande di lei, si trova nel momento più difficile della sua vita, cioè a perdere suo fratello, e caspita, a perderlo in quella maniera. Si trova improvvisamente lo Stato, che era il suo principale alleato, diventare il suo principale nemico e che appunto ti volta le spalle, ti lascia da sola in una giustizia che fino ad un istante prima, come vi raccontavo, credevo che fosse davvero giusta e davvero uguale per tutti, che potesse camminare da sola, invece no, oltre il dolore della perdita, l'ulteriore violenza che noi familiari dobbiamo subire è quella di farci carico sulle nostre spalle di una responsabilità che dovrebbe essere quella dello Stato, cioè quella di cercare di far chiarezza, cercare di fare giustizia, cercare di portare, di ristabilire verità in quelle aule dove i processi vanno in una direzione sola, ecco, vogliamo parlare del mio, vogliamo parlare di Stefano, e tutte le mattine di quelle 73 udienze in cui mi svegliavo e dicevo: Stefano mio, ma che ti sto facendo? Ma tu avresti voluto questo? Processi in cui, udienze intere, in cui il 90% delle domande erano dedicate ad approfondire gli aspetti della vita personale di Stefano, del suo carattere, dei nostri rapporti familiari, addirittura della sua cagnetta. Io ho sentito con le mie orecchie in aula fare una domanda su che fine avesse fatto la cagnetta di Stefano, ad insinuare che noi l'avessimo abbandonata e che quindi non eravamo poi questa gran famiglia e che quindi in cosa stavamo tanto a rompere le scatole alla giustizia italiana, a far perdere tempo. In fondo Stefano era un tossico e quindi tutto sommato non è successo niente, insomma, non è nulla di grave, no? Ci siamo alleggeriti, e questo è stato quel primo processo, un processo nel quale si voleva dire in tutte le maniere, intanto negare il più possibile quel pestaggio o comunque di sminuire il più possibile le conseguenze di quel pestaggio, in cui in buona sostanza si voleva dire che Stefano era morto di suo, che sarebbe morto anche a casa sua. Però noi abbiamo avuto la forza di mandare giù tutto questo, la forza di mandare giù quella volta in cui ci fu un consulente che disse che Stefano stava in bene in fondo e che il catetere gliel'avevano messo per comodità. Questo per farvi capire, perché la gente deve capire quello che succede, come si svolgono questi processi, per farvi capire in che maniera, quanto queste persone dicono cose assurde, cose alle quali non crederebbe nemmeno mia figlia di 9 anni, senza nemmeno porsi il problema di renderle credibili. Così come i 5 carabinieri oggi imputati in questo processo, quello vero, per anni si sono nascosti, sono venuti in aula a raccontare bugie ed hanno pensato per anni di farla franca. Perché questo? Perché il più delle volte famiglie come la mia non hanno i mezzi, non hanno gli strumenti, non hanno la capacità, non hanno la forza di rinunciare ad elaborare quel lutto, a vivere quel dolore, per rimboccarsi le maniche e portare avanti quelle che di fatto diventano delle vere e proprie battaglie. Io voglio dire però a tutti che tutto il dolore, tutte le lacrime versate, tutti i bocconi amari mandati giù sono serviti, è servito poter andare avanti a testa alta, entrare in quelle aule dove eravamo soli, ma veramente soli, contro tutto e tutti, a testa alta, sapendo che noi eravamo nella verità, perché quel corpo parlava, perché Stefano quelle cose, come dissi in quella prima intervista, non se le era fatte da sole. Io non sono un medico, non sono un avvocato, ma sapevo benissimo che saremmo dovuti arrivare a far chiarezza su qualcosa che era chiara non solo a noi, ma ripeto a tutti quelli che avevano seguito questa vicenda. Il momento che doveva essere il più drammatico di tutti, infatti, è stato il momento della rinascita. E mi riferisco a quella sentenza di secondo grado che assolveva tutti. Dopo anni, quanti anni? 6 di battaglie, tutti assolti per insufficienza di prove. Doveva essere la fine di tutto, e invece è stato l'inizio. Lo dicevo a Fabio, abbiamo vinto, e lui mi guardava, diceva vabbè, questa è totalmente uscita di testa, e cercava di spiegarmi: guarda Ilaria, abbiamo perso, ma abbiamo proprio perso alla grande, hanno assolto tutti. Io continuavo ad insistere: Fabio, abbiamo vinto, ed avevamo vinto, perché se in quell'aula la giustizia ammetteva il suo fallimento, non il nostro, ma il suo fallimento, per la prima volta però si riconosceva che non era mica vero che Stefano Cucchi era caduto dalle scale o era morto di suo, no, gli avevano menato, è soltanto che non c'era stata la capacità, o meglio mi permetto di dire la volontà, di indagare a 360 gradi su quali erano le responsabilità. Lì dentro avevano perso, ma fuori noi, tutti noi, avevamo vinto, perché Rossella e Gianluca e Valentina se lo ricordano cosa avvenne pochi giorni dopo. Ci fu quell'iniziativa meravigliosa, le 1000 candele, ed eravamo molti più di 1000, ed eravamo tutti lì in silenzio, in rispettoso silenzio, c'erano tantissime persone di tutte le estrazioni sociali lì accanto alla nostra famiglia solo ed esclusivamente per dimostrarci il proprio sdegno, la propria vicinanza, ed erano lì in silenzio ad osservare quella sentenza che veniva proiettata sulla facciata del CSM. Ecco, è vero, avevamo vinto, da lì è ricominciato tutto, da lì qualcuno ha avuto il coraggio, sono stati fatti mille appelli da tutte le parti, da lì qualcuno ha avuto il coraggio di dire basta, e da lì abbiamo potuto ricominciare. Ci vuole forza, tanta forza, ma è servito. In fondo l'avevo promesso a Stefano quando l'ho visto su quel tavolo dell'obbritorio, io gliel'avevo promesso, non t'ho saputo proteggere, non ho saputo far niente, ma ti giuro che andremo fino in fondo, e questo io non mi stancherò mai di dirlo, solo perché pochi mesi prima si era aperta quella strada per tutti noi, una strada di speranza, di potercela fare, perché come ho detto all'inizio la prima sensazione che si ha in assoluto è di essere soli, assolutamente impotenti contro qualcosa che è troppo più grande di noi. Voglio bene a questo libro, voglio bene a Federico, a tutto ciò che rappresenta, e la morte di Federico ha un senso, secondo me un senso profondo, un senso per me, per Stefano, per tutti gli altri Stefano e per tutti coloro che pensano di non potercela fare. Adesso parliamo di donne, però, nel senso che è importante questa cosa, perché è una domanda che viene fatta sempre alle donne, e invece questa volta tocca a te, che l'hai sentita 1000 volte in realtà, perché il libro di Fabio Anselmo è costellato in realtà, cioè parla di Federico, la persona, no, diciamo così, i due protagonisti sono due protagonisti maschili, siete tu e lui, però è, come dire, un libro che è riempito di donne, e in realtà tu in questi anni sei stato circondato da una serie di donne straordinarie, insomma una ce l'hai lì accanto a te appena finito di parlare, Patrizia, no, un altro esempio. Io oggi mi guardavo il libro e lo confesso, mi sono riletta la lettera che lei ha scritto primo giorno dell'anno, del 2006, il primo giorno, primo Natale dopo le prime feste senza Federico. E io mi metto a piangere ogni volta che leggo quella lettera. E comunque in tutto il libro, insomma, tu racconti, citi molte volte le tue colleghe di studio, le tue socie, citi Alessandra Visa, che è l'avvocato che insieme a te, no, è stato in questi anni uno dei tanti che hanno lavorato e collaborato con te. Questa parte femminile, diciamo così, no, è molto costante ed è molto, no, forte, e secondo me da queste donne, diciamo così, te hai preso un sacco di forza anche, nel senso che, no, sono delle persone che ti hanno dato, perché hanno, non so, noi è un ragionamento che, no, che abbiamo spesso fatto, un po' stupendoci, perché si parla sempre delle madri, delle sorelle, no, perché in queste vicende di morte, queste vicende così violente, così cruente, poi alla fine la persona che ha la forza e il coraggio, no, di fare quello che appunto Ilaria ci dimostra da anni, alla fine è sempre una donna. E quanto tu, come dire, da queste donne hai preso e hai imparato, e ne hai frequentate tante, no, con tante storie diverse, con tanti caratteri, tante caratteristiche diverse, ma secondo me hanno tutte, come dire, un filo comune che le lega, cioè un profondo sentimento di, no, di giustizia e di verità che è importante sapere come tu lo traduci e come tu l'hai tradotto in questi anni. Sì, guarda, io voglio proprio esprimere in maniera, anche perché non sono capace di fare diversamente, terra-terra. L'ultima udienza hanno testimoniato i Cucchi, la famiglia Cucchi. Vi assicuro che non c'era nessuno che non piangesse. Nel momento più difficile, io mi sono vergognato perché piangevo con una fontana, è stato quando Rita ha detto: quello era mio figlio, io l'ho partorito, era mio figlio, io l'ho partorito, l'ho cresciuta e l'ho visto in quelle condizioni che non era più lui. Io credo che questo questa sia un po' la chiave. La donna è madre, la donna dà la vita, la donna, nella mia esperienza professionale, la donna non fa sconti, non fa patti, la donna è misurata, è determinata ed e soprattutto non si stanca mai, non molla mai. Gli uomini tendono di più ad accendersi ed esaurirsi, oppure a fare altri calcoli. Quella è stata la mia esperienza, ma adesso ovviamente non sto parlando di queste famiglie. Però la donna, io capisco, che ho capito che trasmette quella umanità, quella sensazione di vita, e in questi processi trasmettere la sensazione di vita rispetto a dei morti è fondamentale, perché si restituisce loro un'umanità che a loro è stata tolta, perché noi conosciamo, stiamo parlando del caso Aldrovandi, del caso Cucchi, del caso, diventano dei casi giudiziari quasi astratti, quasi non parlassimo della vita di persone che non esistono più. Io cerco nel libro anche di parlare di Federico Com'era, questo ragazzino, perché aveva appena compiuto 18 anni, poi alla fine, cioè stiamo parlando di un ragazzino. Cerco di restituire un minimo di umanità, cioè quella sua dimensione umana che gli è stata tolta e che viene persa sia con la morte sia anche col fatto che questi casi parlano proprio di casi giudiziari, quindi diventa, Federico Aldrovandi diventa un'idea piatta, non l'idea di una persona con tutti i suoi sentimenti, la sua emotività, il suo bagaglio di vita vissuta, le sue aspirazioni per una vita da vivere e per un futuro da raggiungere. E quindi la donna trasmette tutto questo anche solo con l'espressione del viso, del volto. Io sono rimasto subito colpito da Patrizia, dalla sua compostezza, ma dalla sua determinazione. Esattamente come sono stato colpito da Ilaria, ma anche da Lucia, cioè donne che danno la vita e che sanno, cioè, forse sanno più di noi uomini che cos'è la vita, che cosa vuol dire creare una vita, e chiaramente ti trasmettono questo. E poi io, è chiaro che questo è il mio un discorso un po', diciamo, generale, che ovviamente ha le sue eccezioni, però è stata la mia esperienza. Ecco, nei Magherini l'ho ritrovata, pur essendo Guido e Andrea due uomini, ho ritrovato molto di questi aspetti che però sono tipicamente femminili. La donna ha questa capacità, ripeto, di non mediare, di non fare sconti a nessuno, mantenendo sempre comunque l'atteggiamento di grande lucidità e compostezza a dispetto di un dolore immane, enorme, perché perdere un figlio, parliamo di Federico, credo che sia qualcosa di terribile per perderlo in quel modo, ma un genitore difficilmente riesce a sopravvivere ad un figlio, insomma, a elaborare un lutto di questo tipo. E queste donne mi hanno aiutato, perché mi hanno trasmesso la determinazione nei momenti di difficoltà. Devo dire che con Ilaria non c'è stato bisogno, perché ormai cioè più vi era la mistificazione dei fatti, più vi era un attacco personale. Io sono fatto così, io reagisco, non riesco a subirlo, a costo di essere poi indagato, di essere denunciato, non ce la faccio. E con Patrizia invece avevo dei momenti di difficoltà, avevo dei momenti di paura, avevo dei momenti in cui il calcolo di quello che poteva a me succedere come studio a Ferrara, in città di provincia, inimicandomi in tutte le istituzioni, praticamente, a parte il comune, ovviamente, qualche volta anche la stanchezza aveva la meglio, e guardare negli occhi Patrizia, bastava scambiare due parole, guardarla negli occhi, io rivedevo quello che ho raccontavo prima, il mio vissuto personale, rivedevo nel suo dolore quello che era stato il mio dolore, e mi sentivo un po' la merda, dicevo, ma che cazzo stiamo parlando, scusate il termine, ma è così, ma di che cosa stiamo parlando? Qui è morto un ragazzo di 18 anni, cioè non c'è nulla di più importante, non c'è nulla che possa valere di più, non c'è nulla, non è, niente può essere sacrificabile un'idea di giustizia per questa morte rispetto dei valori, interessi superiori o presunti tali. Non possiamo arrenderci, non possiamo far sconti a nessuno, ma non è stato un calcolo lucido, una strategia diciamo predeterminata, lucida, è stato un vivere giorno per giorno, ora per ora, una serie di fatti, di avvenimenti, di rapporti personali, di intimidazioni, di incoraggiamenti, cioè è una vita vissuta giorno per giorno, ora per ora. Questo romanzo è, perché io lo definisco tale, magari forse un po' troppo, perché magari il romanzo è qualcosa di più bello, però comunque sia è un racconto di vita vissuta, è un racconto di vita vissuta, e nei momenti di difficoltà Patrizia mi risolveva questi problemi. Con Ilaria non ho mai avuto bisogno, perché la provocazione della mistificazione dell'insulto, come diceva lei, in me, quello che è il mio carattere, suscita una reazione violenta, questo violenta ovviamente non dal punto di vista fisico, ma violenta dal punto di vista di reazione verbale, di reazione anche professionale, e quindi diciamo che la provocazione continua di ogni udienza alla fine non sono mai stato in crisi motivazionale nel trattare il processo di Stefano, anzi il processo di Stefano io l'ho trattato da terrorista, ma veramente da terrorista. Cioè, ho fatto un processo suicida, ho fatto un processo dando una mano. Tenete presente che io sono 20 anni che non difendo un medico, da quando è nato mio medico, non perché io odio i medici, ma perché non riesco proprio a difenderli. Io i processi li faccio dall'altra parte, non ce la faccio, cioè nel senso che per me è più forte di me, non riesco a mettermi nelle condizioni di difendere un medico. E nel processo Cucchi paradossalmente mi sono trovato quasi a difendere i medici, cioè perché ritenevo che l'accusa nei loro confronti fosse sproporzionata, quasi, anzi non quasi, per darci un contentino, arrivare in corte d'assise, omicidio come abbandono, come condotta dolosa di abbandono di incapace, di fronte a lesioni dolose lievi agli imputati, sbagliati tra l'altro sbagliati, ma noi non lo sapevamo, perché poi la procura riteneva che quelli fossero, non è che potevamo fare il processo anche contro di loro in questo senso. E quindi ci siamo trovati una situazione di costante mistificazione, costante provocazione, dove i pubblici ministeri si opponevano alle domande della parte civile, cose che veramente dal punto di vista professionale in pochissime altre occasioni, come ad esempio Varese, ho visto in pochissime altre occasioni. E quindi queste provocazioni, chiaramente per quello che è il mio carattere, erano una bella spinta motivazionale in più. Devo dire che oggi, assistendo alla deposizione di Rita e di Giovanni e di Ilaria, che è avvenuta 2 giorni fa, 3 giorni, questo è stato mercoledì, è stato un momento dal punto di vista emotivo estremamente difficile, perché è inspiegabile descrivere il dolore e la commozione di questi genitori che parlano del loro figlio massacrato, perché questo lo dobbiamo dire, dopo averne sentito parlare per anni in quel modo. È difficile da comprendere, cioè viene da dire bisogna viverlo, non lo auguro a nessuno, francamente non lo auguro a nessuno, è disumano, è una tortura vera e propria di carattere psicologico che si aggiunge a quello che è successo. Voglio fare una considerazione di carattere politico, ma non partitico, proprio di carattere prettamente politico. Noi veniamo da una serie di incontri per il libro in Salento, estremamente belli, estremamente partecipati, tanta gente. Il primo di questi ho avuto un dibattito con il segretario nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati, il quale ha confessato candidamente che il tema tortura l'Associazione Nazionale Magistrati non prende posizione, perché è un tema caldo, fra virgolette, dove non c'è condivisione. Ecco, io sono veramente un po' duro di comprendonio, perché in effetti tante volte avevamo lanciato l'appello a NM dicendo: vi siete inalberati giustamente di fronte a certe leggi sulle intercettazioni, di fronte al problema delle leggi sulla corruzione, di fronte al problema della lotta alla mafia, e giustamente, viva Dio, giustamente, Ma perché non avete mai preso posizione su tortura? E era una domanda a cui non mi ero dato una risposta perché sono stupido. La risposta mi è stata data perché è un tema non condiviso. Questo è drammatico. Francamente io ho risposto col magistrato dicendo che da un punto di vista culturale, da un punto di vista ideologico, perché tortura sappiamo cosa vuol dire, è drammatico, ma è lo specchio del nostro paese, perché se queste vicende giudiziarie sono così difficili e se questi casi si sono poi ripetuti nel tempo e si ripetono nel tempo, un problema c'è, l'impunità e l'estrema difficoltà per queste famiglie che devono trasformarsi in eroine, ma con tutto poi il prezzo collaterale che pagano per cercare di restituire dignità ai loro cari. Viviamo in un paese, devo dire, prima parlando, cioè proprio vi racconto una cosa proprio vera, mentre venivamo qua siamo passati di fronte alla Corte di Cassazione. E abbiamo guardato come il palazzo bellissimo, cioè nel senso per me comunque ha sempre un fascino, suscita un grande rispetto, no? E io prima ho detto siamo la culla del diritto, ma dove siamo andati a finire? Oggi non siamo stati la culla del diritto, perché il diritto l'abbiamo inventato voi, ma dove siamo andati a finire? Del pubblico che vuole fare una domanda, loro sono a vostra disposizione. Adesso sto registrando per Liberi TV, sono Gianni Colacione. Io volevo chiedere all'avvocato Anselmo, per quanto riguarda il caso Cucchi, oltre all'abominio sul corpo di cui si parlava, sono notizie più o meno recenti anche di un abominio da un punto di vista in qualche modo legale che si è scoperto successivamente. Ecco, se ci volesse rendere tutto una rete di mistificazioni, di spalleggiamenti, di omertà, usando un eufemismo, verbali, sbianchettati, o quello che noi in qualche modo comuni mortali, tra virgolette, possiamo sapere leggendo i giornali. È una bella domanda la tua, è una bella domanda. Vedi, Ilaria è stata ricevuta da due comandanti generali dell'arma, del 7 e Nistri, al secondo c'ero anch'io. Il perché del secondo incontro? L'arma dei carabinieri giustamente si considera, e ci è stato detto in maniera e ribadito, si considera parte lesa, quasi come la famiglia ultimamente. Però io mi chiedo, e questo per me francamente è incomprensibile, e sono d'accordissimo sul fatto che l'arma dei carabinieri sia parte lesa quasi come la famiglia, e su questo non ci piove come la Polizia di Stato, perché l'istituzione merita rispetto, e su questo, ma non siamo noi a mancare rispetto all'istituzione, se permettete. A mancare rispetto all'istituzione sono comportamenti che hanno provocato queste morti e tutto quello che è successo dopo queste morti. Ormai sono passati dal 2009, siamo nel 2018, 9 anni. 3 anni fa, proprio raccogliendo l'appello, gli appelli, il primo, guardate, la cosa veramente interessante è che il testimone chiave del processo Aldrovandi è un extracomunitario, col permesso di soggiorno. Il primo a parlare, a raccogliere l'appello è un detenuto, per il processo Cucchi, che ha detto proprio la verità e viva Dio se l'ha detta. Cioè, poi l'ha raccolto un carabiniere e la sua attuale compagna che è un altro carabiniere, Casamassima. Bene, Casamassima dal momento in cui si è deciso a testimoniare ha subito una marea di procedimenti disciplinari. Io dico, ma possibile che sia diventato cattivo solo dopo che ha testimoniato per il processo Cucchi? Procedimenti disciplinari, trasferimenti alla scuola con demansionamento, perdita di un'indennità di stipendio, lontano da casa, ci ha telefonato piangente, noi ci sentiamo in colpa nei suoi confronti, ma che cosa possiamo fare? Nulla. Poi adesso ho avuto 5 giorni di custodia di rigore, che è una sorta di arresti domiciliari, ma la cosa più interessante è che il trasferimento alla scuola allievi, che provoca demansionamento e decurtazione, è stato giustificato pubblicamente dall'Arma dei Carabinieri come un'agevolazione, un aiuto fornito a Casamassima. Allora io vi dico, Casamassima è stato massacrato, ma comunque ha retto benissimo il controesame di tutti gli avvocati della difesa, per il fatto che si fosse deciso a parlare dopo, soltanto dopo 5 anni, 2015, 6 anni, dopo 6 anni. Beh, io credo che oggi possiamo capire perché si è deciso a parlare dopo 6 anni, ma provate a pensare a tutti i colleghi che devono testimoniare e che devono dire il vero e che si ritrovano l'esempio di ciò che ha subito Casamassima. Io credo, ma l'Arma dei Carabinieri un problemino se lo porrà, che in un processo in corso del test chiave subisce procedimenti disciplinari a raffica, mentre il maresciallo Mandolini si presenta bello, sorridente al processo, si permette di rilasciare interviste ai giornali, si permette di insultare sistematicamente la famiglia di Stefano Cucchi senza che nessuno dica nulla, perché il problema del trasferimento di Casamassima è che Casamassima era nella stessa caserma di Mandolini e Mandolini è superiore di Casamassima e si potevano trovare spesso a contatto. Allora l'Arma non è che sposta Mandolini, sposta Casamassima. Cioè, io dico, Cristo Santo, ma qualcuno si pone il problema dell'immagine che dà? È possibile che Casamassima sia diventato un carabiniere pessimo solo dopo che ha testimoniato il processo Cucchi? Cioè, queste vicende fanno male alle istituzioni, fanno male perché poi nel processo, giustamente Ilaria ha scritto in alcuni suoi post, giù le mani dal mio processo, perché se gli altri carabinieri che dovranno testimoniare, cioè, con quale spirito andranno a farlo? Mi capite? Ma testimoniato dicendo cosa? Se testimoniato dicendo Casamassima, lo sappiamo tutti, testimoniato dicendo che ha assistito al colloquio, Mandolini, che erano stati i suoi ragazzi, che l'avevano esagerato, che non sapevano più dove metterlo. Da lì è partita l'inchiesta. E Casamassima si è rivolto a noi, tra l'altro. Poi noi l'abbiamo portato in procura. Devo dire che la procura di Roma ha fatto un lavoro questa volta meraviglioso. Devo dire che la giustizia è degli uomini ed è fatta dagli uomini, ma ci sono tanti magistrati, e non è un luogo comune quello che sto dicendo, ci sono tanti magistrati che sono bravissimi. Devo dire che nel processo di Stefano Cucchi bis, delle volte vi assicuro che io mi commuovo per il lavoro che sta facendo il dottor Bussarò in udienza, ma mi commuovo perché non sono abituato in questi processi ad avere un PM così. E ce ne sono tanti altri che così proprio non si comportano. E il problema è che a questi tanti altri non succede nulla. Se voi leggete Federico, magari un'idea ve la fate sui meccanismi e di che cosa sto parlando in concreto. Non mi piace in queste sedi fare nomi e cognomi, li faccio dal libro e li racconto. E racconto, ma un racconto fedele, ve lo assicuro. E questo è un problema grosso. Nel processo di Cucchi bis è venuto fuori che ci sono state delle riunioni col comandante provinciale, che alcuni verbali sono stati rettificati e sta succedendo quello che sta succedendo a Casamassima. Insomma, siamo ancora un po' in apprensione, però noi abbiamo fiducia. Abbiamo fiducia perché noi crediamo che la verità alla fine emergerà, ed emergerà anche presto. E io di solito sono abbastanza cauto e pessimista, perché la prima cosa che disse Ilaria è che il suo caso sarà stato archiviato. Io vi assicuro che secondo me questa volta la verità verrà fuori, ma verrà fuori fino in fondo, e non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora, perché veramente questa è una vicenda come altre, purtroppo, ma forse anche più di altre. È una vicenda surreale, è una vicenda dove le mistificazioni, cioè, anche dal punto di vista medico-legale, sono talmente sfacciate che non si preoccupano neanche, chi le fa, non si preoccupa neanche di renderle credibili. Il catetere è messo per comodità, Ma voi avete mai visto un ragazzo di 30 anni che secondo me non voleva neanche farsi fare le iniezioni in vena, che si fa mettere un catetere così quando non ce n'è bisogno solo per comodità? Cioè, ma voi avete stato messo mai un catetere per comodità? Cioè, vi dico questo, ma me ne potrei raccontare, ma su Stefano scriverò, spero, perché è troppo grande la vicenda di Stefano, è una porzione di vita talmente ampia, l'ho detto già altre volte, il caso Aldrovandi ha provocato la mia resurrezione come avvocato, conoscere Ilaria ha provocato la mia rinascita come uomo. Contro gli sfacciati e per la libertà. Grazie a tutti, grazie a Fabio Anselmi, comprate il libro Federico. Buone pure te, ci Anselmi? Sì, ma arrabbio tanto perché ci sono avvocati Anselmi a Ferrara, dopo che fanno i motivi a Roma. Per dire, chi voglia seguire, seguirti delle associazioni che magari non conosce, per insomma. Sì, diciamo, l'esperienza di questi lunghi e difficilissimi anni mi ha fatto tentare di dare un senso alla nostra battaglia, al nostro sacrificio, al nostro dolore e soprattutto al sacrificio di Stefano. Stefano è morto perché era un ultimo e come tale non contava più nulla e tanti sono gli ultimi, tanti sono gli Stefano di cui nessuno sentirà mai parlare per i motivi più svariati, perché appunto non sono nessuno, perché non hanno una famiglia alle spalle, perché quella famiglia non ha le capacità, le possibilità di farsi carico di queste battaglie o perché magari semplicemente vogliono fare la cosa più umana e normale del mondo, viversi quel dolore, quel lutto nell'intimo della propria famiglia. Però siccome Stefano una volta raccontò in sogno ad un mio amico di a mia sorella di andare avanti, dille che magari non avrà mai giustizia per la mia morte, ma dille che tutto ciò che farà per me servirà per qualcun altro, ho sentito il bisogno assieme a tante altre persone a me vicine, tra cui anche Fabio, di fondare un'associazione che porta il suo nome perché possa essere una speranza, un sostegno per tutti coloro che non hanno voce. Le richieste di aiuto che ci arrivano quotidianamente sono tante, talmente tante che siamo in pochi, facciamo fatica a gestirle, ma cerchiamo personalmente una ad una di contattare tutte quelle persone anche semplicemente per farle sentire il calore, la presenza, il fatto di non essere soli e a volte anche semplicemente una parola, un'indicazione su cosa fare, due parole di conforto possono cambiare la vita a una persona e poi per quello che possiamo cerchiamo di indirizzarli e dargli la speranza e la sensazione che come è capitato a noi davvero vale la pena andare avanti fino in fondo per tutto ciò che è nelle nostre possibilità, in modo non solo da dare comunque un risultato a noi stessi, ma da mettere tante piccole pietre per fare in modo che questa società possa un giorno per i nostri figli diventare una società più giusta, meno preda della discrezionalità di chi ha potere, così come dimostra la morte di mio fratello. Posso dire una cosa? Che siamo ancora più soli oggi perché non abbiamo più il senatore Manconi alla Commissione dei diritti umani, a cui rompere le scatole ogni volta che si verifica questo caso, e un saluto io glielo volevo fare perché comunque, con tutti i suoi pregi e difetti, perché qualche discussioncina l'abbiamo avuta, il senatore Manconi è sempre stato un punto di riferimento, sempre e comunque, per noi quando era alla Commissione dei diritti umani. Certo, però ci sarebbe piaciuto che potesse essere ancora lì, o no? Ma fa lo stesso, fa lo stesso. Vi ringrazio a nome di Letture d'estate, a nome del direttore artistico Lucio Villani per essere stati i nostri ospiti stasera, grazie Valentina Calderone per le tue domande, grazie Ilaria per aver accettato il nostro invito, grazie Fabio Anselmo per aver scritto questo libro e per tutto ciò che fai, e grazie a voi per essere stati qui. Il libro Federico lo trovate in vendita nelle due librerie, sia questa a destra che questa a sinistra, se voleste comprare. Buona serata e grazie a tutti.